First of all, I would like to thank to Professor Roberta Lapucci for this dynamic and very enthusiastic initiative and for inviting me to be here, which is a privilege to be among such expressionists and on this event. And I would also like to give thanks to Massimo Passare for his hospitality and for all the organization to see how a lovely, lovely community in Italy goes so well with culture and with the community. So it's very, very good to see it. My presentation today is about a work that has been studied in my university, Universidade da Bolívia in Portugal, in Porto. We are together with the academic studies. There is also a center of conservation and restoration where people can bring their works to be studied, to be also treated, and so it works as a company and do some these technical examinations. So, and to the south, 2016, there was a private collector that brought this painting, which is well known from the Prado collection, named Colosso. And the painting that was brought to the university didn't have much information about the provenance, about dates of acquisition, about the history of the painting itself. And the owner wanted to know about this attribution, the possible attribution to Goya. Can you stop here? Yes. Allora, la dottoressa ha fatto una premessa ringraziando me e Massimo Gazzarri, ha detto che una comunità italiana così vivace, così familiare è onorata di ospitare, cioè per lei è importante che una piccola comunità sia onorata di ospitare un convegno internazionale così importante, che nella loro università hanno un centro di ricerca scientifica affiancato a un buon laboratorio di restauro, buono, l'ho detto io perché ho avuto l'esperienza di starci a lavorare, e accettano anche opere private, quindi in questo caso nel 2016 hanno ricevuto quest'opera privata di replica del Colosso di Goya del Prado e hanno iniziato, avviato una campagna di studio senza avere molte notizie sulla provenienza. Sì, the painting in Prado entering the collection by a donation of a collector, Don Fernando Duran, in 1931, that brought many works of art and an important Goya paintings, several paintings in which this Colosso, this or the Prado Colosso, entered. On that time, later on, there was an inventory that nominated giant that probably was related to that painting of Prado, and that inventory was done in 1814. It was when the wife of Goya died, and they, Goya and his son did an inventory of the works that they had, and they split the works, and they, his son Javier had did that inventory. They first did it one in 1812, again another one in 1814, making some alterations to the inventory. And on that inventory, a giant painting was nominated. That painting was represents a colossal figure that is surrounded by clouds.
backing with his back facing the spectators, and in the first plane there is a crowd of people running, bulls, carriages, horses, dogs, apparently on a very frenetic movement. And the painting, when it entered in Prado, took some different names. So it was called Storm, Panic, Giant, and Colosso. And it was. Allora, il dipinto del Prado è stato donato da Fernando Duran e appare come gigante negli inventari eseguiti al momento della moglie di Goya da suo figlio Xavier nel 1812 e nel 1814. È un colosso di spalle che ha ai piedi persone in corsa, carri, cavalli, cani, tutti in movimento molto frenetico, e ha avuto diverse nomenclature all'interno del Museo del Prado, come Tempesta, come Panico, come Gigante, come Colosso. Sì, la storia of art also linked that work to the independence war against Napoleon. So it was also symbolizing the resistance of Spain against France. And there was also a mention about being being a reference to a poem by Spanish poetry, the prophecy of Gineo, and it symbolizes the genius of Spain, and that colossal figure that was on the poem seems to be incarnated on the representation. The painting in Prague now from 2008 is a debate about his attribution to Goya, because mainly because they have discovered what seems to be initials of possibly his assistant, Ansenzo Pugnan. But it's very polite such attribution or such indication, because it can also, it's not a very distinctive initial, and it can also represent other letters that can be revived on the inventory of the son of Goya, or it's still in the bite, so it's not clear what it's about. È un dipinto che si lega alla guerra d'indipendenza e la resistenza della Spagna contro la Francia, e c'è un riferimento a una profezia, un poema che è la profezia di Filineo, che era un genio della Spagna, e dal 2008 il dipinto del Prado è stato oggetto di dibattito attributivo per il rinvenimento di due iniziali, una A e una J, che potrebbero riferirsi al senso di Giulia, il suo allievo assistente, però anche potrebbero essere semplicemente dei riferimenti inventariali legati agli inventari dei figli. Sì, also because this was considered the most modern painting of Goya, so it was very different from what Goya used to do. It was a very opaque paint, very thick. He used it also as a spatula very vigorously, so it was not his common work. And so this polemic attribution or this debate is more about the stylistic characteristics and all these initials. So it's still an open debate, it's not closed. È il dipinto considerato il più moderno di Goya, diverso da ciò che di solito faceva, è molto più opaco, ha una pittura fatta con la spatola e a tratti molto vigorosi, non è considerata la sua più opera uguale alle sue opere più comuni, e quindi sia per le caratteristiche stilistiche che per la presenza delle iniziali si è aperto questo dibattito. So the painting was under several examinations, so under visible and invisible radiation, and
analysis to his pigments, his fillers, his dyes, and his binders. And on the under the UV radiation, we notice a thick layer of varnish, to this greenish, milky appearance. It seems to be natural resin-based varnish. Thick layer which does not allow many interaction with the paint layers, but we see there's relation with the more lighter areas on the painting and on the fluorescence UV photograph. We also notice on the margins of the painting a bluish color, which might be related to human fact, to manipulation of the painting, and it's getting accumulation during time, and it gets that color. Some dark patches may be from posterior alterations, but wouldn't show many interventions, nor the owner recalls it. Abbiamo esaminato il dipinto con luce visibile e invisibile per cercare di determinare i pigmenti, i leganti, le dyes, le lacche e le vernici. E in questo caso vedete la lampada ultravioletta che mostra uno spesso strato di vernice, diciamo questo colore verde lattescente corrisponde alla presenza di una resina naturale che impedisce l'interazione visiva con lo strato pittorico. Abbiamo anche delle zone, la vernice più abbondante nelle zone chiare e ha una colorazione bluastra che può essere un'accumulazione o una manipolazione e delle macchie scure che invece sono dovute a alterazioni posteriori, a tocchi posteriori di cui però il proprietario attuale non ha memoria. So about the support, we saw that this tabby, plain tabby reef, which is a very common canvas support, and Goya uses it a lot, linen support and also hemp supports, and he also liked it to use for larger paintings, a very typical design. Textile design, which is the mantel, that draw specific patterns, and it was very useful for large dimensions, large paintings, because they did not have to sew several cloths. They used it just one to do large paintings. Although we didn't like that, because he said it was not very resistant and it lost tension easily. So although it was a useful resource, he knew that it was not very resistant. In this case, he used a very simple painting. He's made on a very simple canvas. Allora, il dipinto è eseguito su una tela trama regolare di lino, era comune per Goya usare lino alla canapa, per i dipinti più grandi talvolta usava quest'altro tipo di design particolare chiamato mantel, usato per evitare le giunture perché erano pezzi di tela che si potevano comprare in dimensioni maggiori, anche se lui stesso dice che non gli piaceva perché non si tensionava bene e non era tanto resistente. On the stretcher, you saw the stretcher with the wedge keys on the corners, which is not a contemporary stretcher, with a stretcher from Goya's time. So it has that aspect. And also on the top bar paper, you see there is an inscription about the dimensions, but that dimension does not correspond to the dimension of the painting, nor the left margin bar, the wooden bar member, also cut part of the dimension. So there was an alteration on the stretcher,
And probably that structure was reused from another painting with another dimensions. So even in this painting, it's not the original one or part of it. Per il telaio, avendo le bieghe sugli angoli, non è contemporaneo all'epoca di Goya. Ci sono delle iscrizioni sul margine in alto a sinistra che indicano delle dimensioni che non sono né quelle del dipinto né quelle della traversa del telaio. Quindi si suppone che ci sia stata un'alterazione delle misure del dipinto e probabilmente questo sia un telaio di riuso da un altro dipinto. Regarding the ground layer, Goya appreciated a lot to work on two or three layers of orange, red-orange ground. He appreciated that warmer color that you can use for a middle tone already to work on. As we can see on that portrait, that it's not finished, we see that orange appearance, and he usually use a more darker first layer, a red darker, and then he uses a lighter one on top. So he uses the same pigments. He usually uses red lead, vinyl, lead white, with dolomite and calcium carbonate with magnesium, and use it to the mixture on the layer on top to do it more orange. He used more lead white and more red lead. We also can see on that portrait of the Familia del Infante that is doing the underdrawing above the ground. So he painted with a dark paint on top of the ground, and he often do not cover all the ground. He liked to leave it to, he also used it to do the limits of the figures and to draw dark lines above it on a transparent way to leave it to light and to do part of the composition. So he didn't, it was also an economic time, a resource of time, but he also liked to left it exposed. Per la preparazione Goya amava usare due o tre strati di colore rosso-aranciato, amava un colore caldo che lasciava visibile in parte per i mezzi toni. Quindi nel tratto di sinistra, che è un non finito, si nota che è più scuro il primo strato e più aranciato quello soprastante. Come pigmenti, questi strati erano composti da vinio, cioè rosso di piombo, BH bianco di piombo, dolomite, magnesio e carbonato di calcio. E lo strato sopra, che era più aranciato, per dare un tono più aranciato usava maggiore quantità di BH e di vinio. Nel ritratto di famiglia si vede un disegno soggiacente, però Goya non copriva tutta la preparazione, ma si fermava con le sue campiture al limite, lasciando emergere la preparazione da sotto e dando una linea scura, trasparente, per appena appena accentuare il bordo. Questa era una risorsa di tempo che gli permetteva anche una resa economica. When we analyzed the painting, the private collector, we took three samples to do cross sections and to do some analysis. For the ground layer, we took two samples, one from the blue sky or the blue cloud, and one from the greenish brown mountain. And what was on that layer, on the ground layer, we found that it had calcium carbonate as the main fillers, and so we had dolomite and aragonite, and there was a black pigment. The bone black, so the ground layer was gray, and I was saying that Goya liked the red ground, but he also used white grounds. He used it with calcium carbonate and lead white. This type of ground that we see here, it must be very transparent because the pigments or the fillers are quite transparent. And they are also mixed with oil and the potassium magnesium.
so it has a transparency quite different from what Goya used to use. Allora, hanno fatto le analisi chimiche, hanno estratto tre campioni su cui hanno eseguito sia le cross-section, le stratigrafie che le analisi chimiche. Due dalla preparazione, uno nel cielo, nella nuvola blu, e uno nelle montagne, in una zona verde-bruna. Hanno trovato il carbonato di calcio, la dolomite e l'aragonite, un pigmento nero che era nero fumo, nero d'ossa, contra. E quindi la preparazione alla fine aveva una tonalità grigia. Ha detto prima che gli piacevano le preparazioni arianciate, ma in questo caso invece era una preparazione chiara a base di carbonato di calcio bianco di piombo che risultava piuttosto trasparente, sia anche poi trasparenti anche gli strati di pigmenti e di additivi. Round on the Bravo's work, above that two double red layers. There is still a third layer that is gray bluish, and it's made with Prussian blue, with bone black, with carbon black, and with lead white. So it's quite different from what we have seen so far. E voleva dire che nel dipinto del Prado che abbiamo visto prima, sotto c'è anche un altro terzo strato che in realtà è grigio-azzurrognolo e a base di blu di Prussia, di nero carbone, di nero d'ossa e di bianca, che è diverso da quello che hanno trovato loro nel loro dipinto. So on the UV reflectography, we haven't seen much information about underdrawing. And Goya used to have some lines, some details to settle down the composition, as we can see on that taglio, the painting, the Fernando 7. But we see that in some works, the infrared exam is not very efficient to show that period, that work, that underdrawing. So the X-ray examination is a better way to reveal it, as we will see later on. Con la reflectografia agli infrarossi non hanno osservato disegno soggiacente. Abbiamo visto invece che prima Goya ha detto prima che se metteva giù dei dettagli per impostare la composizione, abbiamo visto nel dipinto di Ferdinando VII per esempio, e però deve dire che l'esame di infrarossi non è così efficiente, quindi più informazioni in questo caso, più informazioni vengono prodotte dalle radiografie. So here we have the radiography of the private collector and the Prado Museum radiography, and we see that it's completely different. And we can assume that the ground layer that it's on Prado's Colosso, which is rich on lead pigments, which are very radio opacity, really reveal a very light appearance. And then we can see the brush strokes. We can see even on the lines that Prado studied it, how the artist changed the position of the figure. So first, try to represent it facing the spectator and with the head leaning to the left. And then he decided to represent it on the back side, and he also changed the dimension of the head. So there is many alterations on the painting, on the Prado's painting, which in other works also exists, but it seems not in such an extension. It seems more small details. This is a major alteration, but even so, sometimes Goya reuse a painting to do another painting on top. So he also did it. But as we see on the private collector, there is a very dark, homogeneous appearance. So the pigments are not very are very transparent to the X-ray, which are really different. La radiografia a confronto del dipinto privato e del dipinto del
Prado mostra completamente, che sono completamente diversi. La preparazione del Prado è ricca di piombo e quindi questo conferisce una forte radiofacità. Si vedono le pennellate e si notano molti pentimenti o cambi di posizionamento delle figure. Per esempio il colosso inizialmente era rivolto verso lo spettatore e la testa del colosso pendeva verso sinistra. Invece dopo viene visto da Tergo e cambia completamente la dimensione della testa. Molte alterazioni nel dipinto del Prado, meno e soprattutto minori dettagli nel dipinto privato. E sappiamo che Goya comunque spesso riusa tele di recupero e ci ridipinge completamente sopra. L'apparenza scura omogenea diversifica molto le due versioni, del dipinto privato diversifica molto le due versioni. In the surface paint layers we also saw very different techniques applied. So on the private collector, as we can see on the first two images on the left, there is not a very distinctive details. So figures are quite borrowed, quite patches without very rigorous delimitation. And we have a dettaglio del Colosso del Prado, which is considered not to be very, very fine detailed, but you can see the major difference between the private work and that one. And Goya was a very fine artist on representing animals. He had a special interest on bulls, and he painted very well also large number of figures that can fit on a small scale paint. So it was not difficult for him to gather such a multitude on a small area and individualize them. We can see here on the Pradera de San Isidro, which is a fiesta in the neighborhood of Madrid, that he places a large amount of persons that can have very detailed elements. And that painting was made as a sketch for the bedroom daughter's king to do a tapestry, and the dimensions of the sketch is very small, and it's 94-45 centimeters, more or less. And it's a sketch and it's very detailed, so it's really different from what we see on the painting from the private collector. Allora. Gli strati pittorici, per quanto riguarda gli strati pittorici di superficie, vediamo che nel dipinto privato, che è la prima immagine a sinistra, non ci sono dettagli distinti, ma figure borrone, quindi confuse e non con una delimitazione rigorosa dei profili. Nell'opera del Prado, pur essendo non molto dettagliato finemente come Goya generalmente fa, c'è comunque una grande diversità rispetto all'opera privata. In particolare per gli animali, Goya era un grandissimo artista e riusciva a eseguirli di misure grandi, piccole e delle moltitudini di animali in una zona molto piccola. Ad esempio nella festa di Sant'Isidro, una festa che si svolge presso Madrid, ci sono molte persone che hanno ognuna elementi finemente dettagliati. E anche nel bozzetto per il dottor Kings. Sì, dottor Kings. Che è di 44-45 centimetri di dimensioni, c'è cioè un piccolo bozzetto, eppure ci sono le figurine tutte precisamente finemente fatte, non come nell'opera privata. So when we analyzed the paint layers, we saw on the bull, on a red bull, that it was made with three layers, and the top, the bottom one was made was a yellow layer. And it was made with the yellow ochre called barium sulfate, zinc oxide, and some traces of calcium carbonate. On top of that yellow color, he did use it red ochre, giallo di croma, e barita. And to finish, he used the same mixture as he used on the second layer, but then he adds some zinc oxide
zinc oxide or sorry, barite and calcium carbonate to get it more lighter, to get the final results. So it's quite superposed. Qui non credo di avere da tradurre nulla perché quello che lei ha fatto è leggere le analisi, comunque si tratta di tre strati, giallo, rosso, rosato, e alla fine il carbonato di calcio serviva per schiarire l'ultima stesura. Anche ordine su. What is the order? What is underneath? What is on top? So underneath is strato 1 giallo. Giallo è sotto 2. Vedi lassù, c'è il grafico in alto. Sì. Quindi l'uno è il soggiacente, il due sopra e il tre è l'ultimo. Sì. Scusa. Grazie. So this is the same sample of we have seen from the ground. This is on the brownish green mountain and we saw already the preparation. So on the ground, the preparazione, we already saw it. And on to do the greenish brown mountain, he used also barite, bianco di zinco, trace di blu di cobalto, ocra gialla di bruno di ferro. He on the bruni, he used what we see there, presto barite, trace di blu di cobalto, ocra gialla di bruno di ferro. Used, as we will see, very distinct palette from what the artists used to use. Quindi anche qui non ho bisogno di tradurre, di nuovo vedete la sequenza, lei ha detto i colori, l'unica cosa che ha detto alla fine è che la tavolozza usata qui è piuttosto diversa rispetto agli altri artisti della sua epoca. So on the blue the sky, he also used the Russian blue, again the calcium carbonate in two forms, and it's mixed with oil and contaminazione with the vernici on that layer. And a single layer. Questo è l'altro esempio del invece. So here we have a comparison between the Goya pigments and dyes that are known from the studies already done in several of his works. And we saw the work from the private collector. And we see from the white pigments that the lead white was his most important pigment. He used it a lot on the ground with not such a great quality, with some calcium carbonate, dolomite as an impurity or as a filler. And then he used it often to light the paints to get it localized lighter areas, and on the private collector that pigment is completely absent, so it doesn't exist. Allora, ha detto che nella tavolozza di Goya possiamo vedere con un uso costante di bianco di piombo. E questo è importante che non era di grande qualità, conteneva impurità di carbonato di calcio e di dolomite e che lo usava per schiarire zone localizzate, cioè qua e là alcuni colori, rendere gli highlight, cioè le massime luminosità, e che questo effetto di bianco di piombo per schiarire non è presente nel dipinto di collezione privata. So using on the private collector is bianco di zinco, which was invented before that time there, but it was mainly used for watercolors. So that time that it was more used on oil colors was after Goya's death. Then related to the Persian, to the blue colors, Goya used a lot Prussian blue, although on some list of materials from Goya also existed the indication of azurite, ultramarine blue natural, and indigo. In the private collector we see cobalt blue, which was already in use during Goya's life, but it's not identified in his paintings. And he also, you know, the painting he also exists Persian blue.
quanto riguarda il bianco nel dipinto di collezione privata, si vede che prevalentemente è bianco di zinco, inventato prima, ma soprattutto usato per gli acquarelli e usato, secondo lei, per l'olio dopo la morte di Goya. Come blu si vede l'uso del blu di Prussia, che è citato anche in alcune liste dei materiali di Goya, insieme anche all'azzurrite, all'ultramarino naturale e all'indaco. Mentre nel dipinto privato c'è prevalentemente blu di cobalto, che però non è presente, non è stato identificato negli altri suoi dipinti. Now, important difference is with the yellows, because on the works of Goya, he uses mainly Naples yellow and oil pigment. And in the work of the private collector, it was found giallo e cromo e giallo ocra. So it's a completely different palette also. Goya didn't use often the green colors. He used it to do a mixture of Prussian blue with Naples yellow or Prussian blue with yellow earths. So it's also a difference in that aspect. Le differenze principali si osservano nei gialli, perché nei lavori di Goya si notano soprattutto giallo di Napoli e orpimento, mentre nel dipinto privato si sono trovati giallo di cromo e ocra. Quindi la tavolozza è diversa. Goya non usò spesso dei verdi e se li usò erano una miscela di blu di Prussia e giallo di Napoli, più a volte delle terre gialle. As a binder, you also use it, Goya used sometimes the olio di noci per bianchi e olio di vino per le altre colori. On the private collectors, it was not that different on the binder usage. Forse avete già capito, comunque Goya usava l'olio di noce per le tinte bianche e l'olio di vino per gli altri colori, mentre nel dipinto privato non c'era differenziazione fra i legami. So as a conclusion, I show here the private collector work and the problems also. And for that study that was undertaken, for the materials and for the techniques usage, it cannot be a Goya's work, which was a very sad news for the owner. And regarding the Prado's Museum, there's still more work to be done in regarding the assurance of the attribution and to decide exactly what should be. La conclusione è che per i materiali utilizzati e le tecniche utilizzate il dipinto privato non era di Goya, cosa che è stata una notizia triste per il proprietario, e che sul dipinto del Prado c'è ancora molto lavoro da fare sull'assicurazione dell'attribuzione. Concludo. Grazie.